Facciamo vedere dopo aver fatto tutti i controlli nel sottoscocco della macchina il controllo, il fast check, che è il controllo sequenziale di i dischi freno, quindi l'organo frenante più importante della macchina, e i pneumatici. Partiamo dai dischi con questo sistema Bluetooth che via laser rileva l'ovalizzazione dei dischi. Qui potete vedere 0,5 e giriamo intorno alla macchina. Quindi abbiamo un disco quasi perfetto. Naturalmente, siccome devono essere consumati insieme, più o meno omogenei, vediamo se l'altro valore è corretto e possiamo proseguire. 0,6. In tempo reale, vedete? 0,2, questo è ancora meglio perché dietro si consumano molto meno. Questa è una macchina con 40.000 km, una macchina, una supercar, parliamo di Audi RS3, quindi ok, ha dato la misurazione, quindi anche questa è perfetta. Passiamo ai pneumatici, già lo strumento si è posizionato sul pneumatico perpendicolarmente, accendiamo il laser. Scusate, non è questo il pneumatico, dobbiamo andare sull'anteriore. Ci mettiamo perpendicolare. Vediamo se dà la rilevazione. Qui ci deve dare lo spessore in millimetri, 6,5. Queste sono delle Hilux Sport 4. 4, perfetto. Già dato l'altra misurazione, 6,6. Posteriore destra e posteriore sinistra. Ok, finita la rilevazione, abbiamo la prova registrata. Questo è importantissimo per certificare freni e pneumatici, le gambe e i piedi della macchina. Da Officine Caruso è tutto.